Poco più di 4 ore per un consiglio comunale in cui ne sarebbe bastata solo una. L'assise cittadina Polignano si riunisce di giovedì santo essenzialmente per approvare il piano di protezione civile. Le mozioni su cimitero e porto turistico presentate da Lucia Brescia sono state ancora una volta rimandate. In apertura di seduta ha approvati 2 debiti fuori bilancio per complessivi 200 euro. Uno riguarda una multa comminata ad un motociclista indisciplinato rigettata dal giudice di pace. Si farà ricorso per non far passare il principio che chiunque può fare quello che vuole quando viene a Polignano, comportamento censurato dal consigliere Eugenio Scagliusi. Si è passati quindi a discutere il piano di protezione civile, un iter iniziato nel 2011 e che ha visto anche la regione diffidare il comune di Polignano ad adempiere a quello che è un obbligo di legge. Il piano individua rischi ed emergenze che possono capitare, alluvioni, terremoti, epidemie, nevicate, grandinate e quant'altro. Individua quindi chi deve fare cosa. Una parte spetta alla popolazione a cui il piano sarà divulgato, perché in città sono previste aree di raccolta della cittadinanza in caso di eventi imprevedibili. L'approvazione del piano potrà sbloccare fondi per 14.000 euro fermi alla regione. L'opposizione in consiglio ha chiesto di rinviare il punto all'ordine del giorno, visto il poco tempo concesso per studiare il provvedimento, discusso solo martedì in commissione. La maggioranza ha sospeso la seduta per 20 minuti e poi ha deciso di proseguire. Il consigliere Brescia ha anche chiesto di inserire nel piano il sito archeologico di Santa Barbara a rischio crollo, mentre Scagliusi del PDL ha lamentato lo scarso coinvolgimento dei cittadini sulla questione. Il punto è stato quindi approvato all'unanimità per la parte generale. Si dovrà tornare in aula per le tabelle riguardanti il rischio idrogeologico.